Buongiorno, ci troviamo con l'ingegner Giuseppe La Greca che ha appena discusso la sua tesi di master nell'ambito del Master Project and Contract Management in Construction Works dal titolo Il teatro della società di Lecco, il project management di un'opera pubblica. E ci troviamo con lui perché ci racconti qualcosa sui contenuti e su questa sua esperienza di master. Bene, grazie, buongiorno. Sì, lo scopo della mia tesi di master è stato quello di sviluppare un modello di project management da utilizzare per la gestione dei lavori pubblici, che nel caso specifico ho applicato ai lavori di restauro e recupero funzionale del teatro della società di Lecco, questo importantissimo edificio della città, una piccola scala di Milano, è stato oggetto di vulnerabilità sismica, sono emerse alcune criticità per cui il teatro è stato chiuso. Dunque si è posta la necessità di gestire il progetto di recupero funzionale di questo importante edificio per poterlo dare nel più breve tempo possibile alla città. Mi sono dunque posto l'obiettivo di sviluppare un approccio nuovo nella gestione dell'opera pubblica, che la veda guidata dal project manager dotato di competenze non solo tecniche, ma anche di leadership. E sicuramente il master, sotto questo punto di vista, mi ha dato un importante contributo. Ecco, nello sviluppare questo modello gestionale mi sono ispirato tanto allo standard di project management del PMI, Project Management Institute, che rappresenta uno degli enti più autorevoli a livello internazionale in termini di project manager e quindi di project management. Ovviamente ho eseguito un'azione di tailoring, di adattamento dello standard alla normativa italiana cogente che è rappresentata dal decreto legislativo 50 del 2016, il codice dei contratti. Quindi sostanzialmente ho elaborato il project management plan, quale strumento dinamico da utilizzare nella gestione del progetto dell'opera pubblica. Mi sono altresì fatto la domanda: ma possiamo ulteriormente migliorare? E se applicassimo il miglioramento continuo, la Lean Six Sigma? Certamente è possibile. Mi sono pertanto guardato indietro e ho analizzato un campione rappresentativo di commesse di lavori collaudati. E quindi sostanzialmente, diciamo, ho applicato questo metodo che si basa fondamentalmente sul concetto di produrre valore eliminando gli sprechi e ovviamente sull'utilizzo di strumenti statistici che ci consentano di analizzare i dati. Ho ovviamente utilizzato il diagramma di Chicago che mi ha consentito di raccogliere quelle che sono appunto le cause potenziali del problema individuato, della critical to quality per il cliente, che nel caso specifico è l'amministrazione comunale. E tramite, diciamo, il creative thinking e i modelli Lean ho individuato le soluzioni. Personalmente sono molto soddisfatto dell'esperienza di master. È stato ben gestito dalla scuola Master Fratelli Pesenti con un taglio prettamente pratico, quindi spendibile fin da subito nel mondo del lavoro, sia per i colleghi giovani laureati, ma anche per chi come me ha qualche anno di esperienza. Ho trovato molto interessanti le lezioni di ingegneria gestionale, per esempio sulla lettura del bilancio aziendale e dei relativi indici. Senza essere ragioniero, dottore commercialista, siamo nelle condizioni di poter dire appunto lo stato di salute di un'azienda guardando il bilancio. E questo è stato molto appassionante, sono state lezioni molto appassionanti, così come ho apprezzato anche, diciamo, la parte della valutazione degli investimenti e anche la parte della valutazione e valorizzazione immobiliare. Devo dire che altrettanto interessante è stata anche la parte del contract management a livello internazionale, in particolare i FIDIC contracts. Per esempio, la common law, la civil law, sono tutti argomenti che personalmente non conoscevo e mi hanno certamente arricchito. Infatti, va detto che, pur essendo tecnici, dobbiamo senz'altro, nella gestione di un lavoro, interfacciarci con,
gli specialisti legali, perché sia nella redazione dei contratti, quindi sono fondamentali anche loro, così come anche nella gestione dei contenziosi che purtroppo nella gestione dei lavori pubblici e non solo capitano. Pubblici, purtroppo capitano. Devo dire che ho seguito anche il modulo NEBOSH per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e anche questo, a mio parere, è un modulo abbastanza interessante e che consente di certificarsi come safety manager. Quindi, se devo esprimere appunto la mia opinione, sicuramente l'esprimo, certamente consiglio questo master sia appunto ai giovani colleghi che anche ai colleghi che hanno qualche anno in più di esperienza, ripeto, come me. Grazie Giuseppe. Credo anche, a mio parere, poi diciamo è chiaramente soggettivo, ma il modulo anche della delay analysis è molto interessante, perché sebbene visto sempre dal punto di vista internazionale, però alla fine diciamo coi ritardi pure ci sia sempre in qualche modo a che fare, no? Ci si scontra sì, sempre. Assolutamente, no? Sì, anche quello è interessante perché appunto... Sì, sì, assolutamente concordo. C'è un modulo, anche quello abbastanza interessante, perché purtroppo diciamo uno dei problemi ricorrenti nella gestione dei lavori è sicuramente quello dei ritardi. Quindi il saper gestire i ritardi sicuramente diciamo è una cosa fondamentale, insomma. E purtroppo il tempo è denaro, come è stato detto al master, e come concordo pienamente, insomma. Quindi andare in ritardo purtroppo vuol dire perdere soldi, ma da parte di tutti, cioè sia da parte dell'impresa, perché chiaramente, diciamo, mantenere le squadre di operai piuttosto che un'organizzazione per più tempo, oltre alle spese generali, comporta anche proprio spese dirette vive, insomma, ma così come anche per un'amministrazione, per il committente, perché chiaramente non completare un'opera nei tempi, purtroppo vuol dire anche non dare ai cittadini o ai fruitori in generale l'opera, e quindi sicuramente è un danno per tutti. Benissimo, ti ringrazio Giuseppe e tienici aggiornato su come proseguirà questo bellissimo lavoro che stai seguendo. Bene. Grazie, arrivederci. Ciao, a presto, ciao.